È un vuoto enorme perché è una donna di grandissima qualità, una donna illuminata che ha dato tantissimo alla nostra città e il suo insegnamento per noi è fondamentale, sarà una delle guide di questa amministrazione, aiutare, ascoltare, fare, essere a disposizione dei nostri cittadini, soprattutto dei giovani e dei più fragili, è quello che mi ha fatto per tutta la vita. Sarà difficile colmare il vuoto che lascia, ma io spero che continuerà a camminare insieme a noi con il suo insegnamento e il tanto amore che ha lasciato. L'estremo saluto a Maria Filippone, per tutti mia, avviene alla presenza delle maggiori istituzioni per la sua figura di vice sindaca e assessore alla scuola del Comune di Napoli, ma ancor più tra la folla di alunni, maestre, persone che l'hanno incontrata durante la sua lunga attività di docente di latino e greco e di preside di istituti napoletani e che sono oggi increduli davanti a una figura di riferimento sempre così presente, scomparsa dopo un mese di ricovero al policlinico. Da ogni parte si ascoltano parole che ricordano la sua coerenza, la lealtà, l'entusiasmo per il lavoro e l'impegno per gli altri. A tutto questo aggiungo una nota che in questi mesi di impegno istituzionale l'aveva sempre caratterizzata nelle difficoltà della gestione quotidiana, quella di una coraggiosa leggerezza, forse la stessa che coglie Don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, quando nel suo discorso oggi ha detto: «Beati coloro che hanno il coraggio di essere ingenuamente luminosi».